Allora, intanto Sanremo torna alla ribalta del cinema e certamente non è la prima volta perché in occasione di questo evento ho fatto un po' di studio e grazie alla famiglia Vacchino sono riuscito a ricostruire le prime riprese cinematografiche di un film a Sanremo risalgono al 1913, ovviamente era un film muto, intitolava L'amore mio non muore. Poi nei decenni successivi Sanremo è stata molte volte palcoscenico di importanti riprese cinematografiche. A Sanremo sono venuti anche Ava Gardner, Humphrey Bogart in un film che si chiamava La Contessa Scalza del famoso regista Mankiewicz. Insomma, per dire che il rapporto fra Sanremo e il cinema è un rapporto assiduo. In questo caso specifico si trattava evidentemente, il regista ha individuato alcune dimore storiche e fra queste non poteva mancare Villa Nobel. È sempre una pubblicità per la città. Assolutamente, e noi ringraziamo il regista e la regione Liguria che ha reso possibile le riprese di questo film. È un veicolo pubblicitario di cui Sanremo non è che abbia un particolare bisogno, però non Tutto fa mai favorevole. male, non fa mai male vedersi riprese le proprie ville, le proprie dimore storiche nell'ambito di un film prestigioso come sarà sicuramente quello che viene girato in questi giorni. L'effetto è stato alla fine sorpresa, perché da mesi che si parlava di questo progetto, poi quando si arriva al dunque va riconosciuto che c'è grande stupore, perché si vede il proprio paese trasformato in un set cinematografico di altissimo livello. Quindi grande sorpresa, sorpresa che però deve essere poi veicolata, secondo me, nell'investire sui nostri territori. La nostra Riviera dei Fiori, noi decantiamo il nostro turismo, il nostro clima, le nostre bellezze culturali. Bene, è il momento di fare sistema perché questa può essere soltanto la prima di tante iniziative in questo campo. Io penso che la nostra provincia si debba saper promuovere anche come set naturale, perché comunque abbiamo tutto ciò che serve. Abbiamo le bellezze naturali, abbiamo le bellezze culturali, storiche, i centri storici di grande bellezza, ma anche poi ville meravigliose come quella che ci ospita oggi. Quindi c'è un'offerta che può essere veramente molto completa e dobbiamo renderla nota attraverso anche la Liguria Film Commission. Penso che anche la Liguria debba ambire sempre di più, già si sta facendo, a diventare un set naturale. Le bellezze lo permetteranno. C'è anche un aspetto culturale in questa iniziativa perché i rioni taggesi sono stati ampiamente coinvolti all'interno Questo è un di più che in effetti c'è stato. Io davvero mi vanto di rappresentare una comunità che fa della cultura un elemento trainante. Io penso al nostro corteo storico, che comunque nel corso degli anni è diventata veramente un'iniziativa popolare, condivisa e diffusa all'interno della città. E qua oggi ne abbiamo i risultati, perché in questi giorni abbiamo decine di attori che si sono calati appieno nei loro ruoli, che in realtà poi sono i miei concittadini, che quindi calano, si sono tolti la giacca magari da bancario, da agricoltore, dalle loro professioni e per qualche giorno, per queste settimane, sono diventati dei meravigliosi attori. Un valore aggiunto che anche la mia comunità sta dando così importante funzione. Avrebbe voluto partecipare alle Mi è stato anche chiesto, poi la vergogna e il buon senso mi hanno chiaramente portato a rifiutare l'invito. La Liguria è un territorio meraviglioso, un territorio che si presta per essere location di film, come lo siamo stati in tante occasioni, sia per film sia per spot pubblicitari anche di grandi aziende internazionali. Quindi è una soddisfazione vedere qui nel Ponente queste troupe cinematografiche. È un'occasione straordinaria di promuovere il territorio, di far conoscere le bellezze della nostra terra, dai borghi alle vie, alle città, alle strade, quindi credo che sia un'ottima opportunità, ne vogliamo anche fare diverse in futuro, ce ne saranno anche altre in tutta la Liguria che si avvicineranno per gruppi internazionali che si avvicineranno per questo tipo di esigenze, quindi un bel biglietto da visita. Possiamo dire qualcosa in più sulle altre iniziative in Liguria che ci saranno cinematografiche? Ma
al lavoro ce ne sono diverse, adesso fare delle anticipazioni diventa difficile, però credo che la Liguria abbia 365 giorni all'anno opportunità. Lo vediamo da Levante a Ponente, e beh, essendo io qua di Ponente non posso che essere soddisfatto e contento di poter notare che sul nostro territorio si avvicinano gruppi internazionali. Su questa opportunità ci stavamo lavorando da tanto tempo, quindi anche ringrazio la produzione che poi ha mantenuto questo impegno di venire qua nel Ponente Ligure, quindi una soddisfazione maggiore. Sì, esatto, anche la città di Imperia sarà parte del set, quindi figurerà all'interno di questo prestigioso film. Lo farà con una sua dimora d'eccellenza, con uno dei suoi musei di punta, che è Villa Grock, e che insomma caratterizza la città e tutta la rete museale che sta avendo così tanto successo. Anche Imperia non è nuova a essere un set cinematografico, perché si sono girate le prime scene di The Bourne Identity tanti anni fa, ma sicuramente è un buon modo per continuare quella che è la crescita della città di Imperia come città di meta culturale e città turistica. Quindi siamo molto orgogliosi di poter rientrare in un progetto così ambizioso e che unisce tutta la Riviera.